Primo incontro al Salone del Libro nello spazio istituzionale della città metropolitana giovedì 10 maggio. Tema la candidatura UNESCO della città di Ivrea. L'incontro, a cui hanno partecipato Renato Lavarini, coordinatore della candidatura, Beniamino De Liguori della Fondazione Olivetti e Carlo Della Pepa, sindaco di Ivrea, è stato aperto dalla consigliera metropolitana agli affari istituzionali Anna Merlin. Renato Lavarini ha sintetizzato quanto grande sia stato e sia ancora lo sforzo della comunità iporediese per far vivere luoghi contemporanei ricchi di memorie recenti e ha ribadito le tappe ancora da percorrere per ottenere il riconoscimento previsto nei prossimi mesi. Il sindaco Carlo Della Pepa ha richiamato l'avvio del sogno di questa candidatura, partita 10 anni fa nel 2008 per celebrare il centenario della Olivetti. La tutela di questi luoghi richiede grande collaborazione istituzionale, ha sottolineato il sindaco iporediese, come dimostra la candidatura UNESCO. Gli investimenti economici in questa avventura porteranno grandi risultati positivi per l'intero tessuto di Ivrea. Tutte le istituzioni hanno collaborato alla candidatura, ma la Fondazione Olivetti ha il merito di averla promossa per prima, per salvaguardare la memoria senza volontà di trasformare in museo gli edifici, patrimonio non di antiquariato, come ha ben ricordato il segretario generale Beniamino De Liguori. Anche la sindaca metropolitana Chiara Appendino, intervenuta in chiusura del dibattito, lo ha voluto sottolineare, ricordando che progetti come la candidatura di Ivrea non hanno colore politico e appartengono a tutto il territorio. La candidatura quindi di Ivrea, città industriale del XX secolo, che dovrebbe, verrà riconosciuta come tale, essere il primo sito di architettura industriale del Novecento in Italia, è quindi basata ed è stata costruita su due livelli, uno diciamo così immateriale, ovvero la tutela e il riconoscimento delle architetture olivettiane di Ivrea come, come dire, un unicum mondiale e allo stesso tempo il riconoscimento di tutto l'impianto valoriale che ha permesso alla Olivetti, in particolare di Adriano Olivetti, di appunto lasciarci questa testimonianza che speriamo venga riconosciuta come unica al mondo. Non dobbiamo dimenticare il valore appunto il valore di Olivetti, delle politiche sociali che portava avanti nella sua fabbrica ma anche proprio su tutto il territorio. Quindi quello che noi dobbiamo auspicare è che ci sia un percorso condiviso con i cittadini, con gli stakeholders del territorio, perché non è possibile fare una candidare Ivrea senza avere un contatto, senza avere il supporto sicuramente dai cittadini stessi con le loro idee e la loro partecipazione. Ci auguriamo che questo sia un volano di sviluppo per tutto il territorio e per la città di Ivrea.